Bene, io cercherò di darvi un po' una panoramica su quelli che sono gli interventi programmati. E finanziati appunto da parte del provveditorato opere pubbliche. Facendo una piccola panoramica cronologica di quelli che sono stati gli interventi, ricordiamo senz'altro il progetto esecutivo generale delle opere della difesa dell'insula, che risale ancora al 1998. Venne poi seguito un primo stralcio delle opere dell'insula tra il 2003 e il 2006, il progetto esecutivo di consolidamento dell'apparato funzionale, progetto esecutivo di interventi di consolidamento dell'apparato fondazionale del campanile San Marco dal 2006 al 2008, poi il progetto esecutivo per quanto riguarda la riduzione del rischio di allagamento del Nartece e le aree limitrofe, e poi il progetto esecutivo per la soluzione immediata e reversibile alla difesa delle acque alte. Quindi, carissimo Tesserini, è stato ascoltato poi alla fine, anche se un po' in ritardo, però insomma siamo riusciti a fare... Grazie. Allora, nel marzo del 2019 viene completato questo progetto di fattibilità, che tra il dicembre del 18 e il 19 viene realizzata appunto una campagna di indagini doverosa, obbligatoria, per poter intervenire su un sito di quel tipo. Nel gennaio del 2020 viene completato il progetto generale definitivo e viene fatto il progetto esecutivo degli interventi di prima fase, che viene completato nel 21 e dei lavori consegnati nel 2022, novembre. Gli obiettivi di questi progetti in generale, allora, qual era? Quello di proteggere la piazza da tutta dei fenomeni di sommergenza, da quello che riguarda il degrado connesso, evitare gli interventi, alterazioni, quindi tutto ciò che poteva disturbare o comunque intercedere con il patrimonio monumentale, minimizzare l'impatto archeologico, mantenere il regime idraulico del sottosuolo, recuperare la rete di drenaggio esistente e minimizzare l'impatto del cantiere con tutti i disagi connessi con San Marco, quindi residenti, esercizi commerciali e soprattutto il notevole afflusso da quanto riguarda il turismo. Criteri progettuali sono stati il mantenimento delle condizioni idrauliche, la compatibilità del sistema attivo, le integrazioni all'interno del progetto e l'esecuzione di interventi per stralci in modo tale da essere funzionali e soprattutto di avere una consecutio tempore tale da poter avere una logica lavorativa connessa. Il progetto generale delle opere di difesa di San Marco era del 98, appunto la protezione era quella di un metro sul livello del mare, realizzazione dell'impermeabilizzazione orizzontale, abbandono e chiusura di reti e cunicoli storici che ormai facilmente utilizzabili, realizzazione di una nuova rete fognaria e una creazione di una stazione di sollevamento all'interno dei giardinetti reali. Interventi di restauro e recupero altimetrico al bordo del molo fino a un metro appunto per la quota di presidio assunta nel 92 e la realizzazione di un nuovo cunicolo che facesse la raccolta delle acque meteoriche provenienti da Piazza San Marco e dalla piazzetta. Qua possiamo vedere più o meno quello che è il sistema di protezione del Nartece, che poi comunque segue anche quello poi della Basilica di San Marco, quella provvisoria. Queste vediamo un po' di immagini relative agli interventi della sistema di protezione del Nartece, quindi recupero della rete storica di quello che era appunto i vecchi cunicoli. Mentre questi qui sono sempre nel Nartece, abbiamo i sistemi di pompe e valvole. Si vedono qua alcune immagini di quelle che sono appunto le valvole. Questa è la parte invece di gestione dell'intervento. Qua andiamo alla barriera in vetro per la protezione della basilica. Queste, quelle in basso a destra, è l'immagine che più preferisco, perché io do la sensazione come se fosse un acquario al contrario, dove l'acqua sta fuori e l'acquario invece è vuoto, che protegge appunto la basilica. Tutto parte dai 110, dalla quota, lo studio parte dalla quota 110, che appunto è assicurato delle paratoie in funzione, per poi avere questo sistema di interazione, proprio che serve qua a capire cosa, che sino a una certa quota interviene il sistema di protezione Nartece, da una quota all'altra abbiamo il sistema di protezione, sin quando poi non interviene il MOSE, a quel punto diciamo, si protegge tutta la zona. È importante queste note, nel senso, sul sistema di protezione Nartece l'intervento sono 420 chiusure annue tra valvole e utilizzo di pompe per una superficie protetta di 1550 metri quadrati. Invece il sistema di protezione della piazza, dove invece la quota vedete che si innalza, le quote sono l'utilizzo è di 240 volte la chiusura annua e una superficie di 52.000 metri, mentre il MOSE con 10 chiusure
recupera e protegge una superficie di 550 km quadrati. Il progetto in sintesi, allora possiamo tranquillamente dire che è un approccio adottato all'ottimizzazione del perimetro di protezione con una ricalibrazione delle quote della pavimentazione, l'individuazione di misure e contenimento delle onde di prevenzione degli effetti di tracimazione con la sostituzione di frangi onde esistenti con i nuovi elementi più performanti, la ricostruzione della geometria della rete individuando i punti di comunicazione con un riordino di tratti di fognatura mista con risanamento della rete esistente, la creazione di un sistema di sollevamento meccanico per la gestione delle acque con la trasformazione della radice dell'attuale pontile e un'indagine geotecnica integrativa e monitoraggi per mantenere appunto la rete e il monitoraggio installato. Questa è una visione d'insieme con quello che sono le protezioni relative appunto alla fronte laguna. E questi invece abbiamo la protezione altimetrica, cioè questi sono alcune pavimentazioni che verranno comunque rimaneggiate e tirate su di quota, tra cui il fondamento del bacino Orseolo, la sottoporta di quel cavalletto, la calla e i specchieri. Qua avremo l'impostazione di una barriera fissa, è rimovibile, ma sostanzialmente non avendo grossi problemi con scarico o con altre questioni, in linea di massima dovrebbe essere sempre attiva, la merceria dell'orologio, la calla della canonica, e qui invece una quota di pavimentazione che viene rialzata appunto per poter raggiungere la quota di chiesa, e poi degli interventi presidi alle porte dell'acqua. La riduzione dell'altezza delle onde, appunto abbiamo detto che è data a questo frangionte, è un'adozione di presidi integrativi sempre lungo i tratti di marginamenti. Questa è l'altra sezione. Qua abbiamo risanamento e riordino della rete, quindi con i colori possiamo vedere più o meno quali sono gli elementi e dove sono piazzati. E questa invece è la visione dei collegamenti all'esterno con la tipologia dei meccanismi dispositivi di intercettazione, quindi a farfalla invece è intercettazione a saracinesca. Questa naturalmente non è stata possibile metterla ovunque perché naturalmente ha bisogno di una profondità tale per poter lavorare. Questa è la zona del pontile, che serve appunto alla gestione del livello interno delle pompe, quindi che interviene a meno di 70 centimetri di quota, a 70, più di 70 e poi invece si riapre quando il sistema, la marea scende sotto il livello interno. Qua ancora siamo al primo stralcio di interventi della protezione della piazza che adesso sono in corso e quindi stiamo procedendo con interventi rialzo, gli interventi riordino fognario, l'installazione del valvolo di intercettazione e gli interventi accessori naturalmente relativi alla pavimentazione. Io avrei finito. Mi preme ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato comunque alla barriera reversibile di San Marco, soprattutto gli operai, come ricordava Tesserini, che con tutta la buona volontà, senza le maestranze che hanno comunque lavorato di notte, di giorno, con acqua alta, con pioggia, con neve, e siamo riusciti a realizzarla e quando l'acqua c'è la basilica comunque è in asciutto. Vi avrei finito e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie a Giorgio Barbato.